Bene, in questa lezione invece voglio spiegarti in modo semplice come creare una lista di geometrie e poterle utilizzare all'interno del progetto attraverso gli enumeration. La cosa, lo dico, è molto semplice e andiamo subito a realizzare un esempio concreto. All'interno della nostra cartella blueprint, sempre che creiamo una nuova blueprint class di tipo Actor, la denominiamo BP underscore Geometries List, ok? Doppio clic. Prima di andare e di intervenire su questa blueprint, creiamo nella cartella Blueprints Enumeration un nuovo enumeration e lo chiameremo Set Geometries. Ok? Doppio clic. Creiamo uno nuovo, lo denominiamo Cube. Creiamo una nuova riga, la denominiamo child. Creiamo una nuova riga, la denominiamo cone. Creiamo una nuova riga, la denominiamo torus. Creiamo una nuova riga, la denominiamo ad esempio wall. Creiamo una nuova riga e la denominiamo ad esempio pillar. Creiamo un'ultima riga magari e la denominiamo default mesh. Perfetto, salviamo questa nostra lista. Adesso qui all'interno della nostra blueprint ci rechiamo come sempre anzi, questa volta andiamo a livello di costruttore, stiamo realizzando un plugin e aggiungiamo qui una mesh, una static mesh chiaramente, e questa la chiamiamo default mesh. Qui andiamo a dare ad esempio una sfera. Compiliamo, all'interno della viewport noi vediamo una sfera. Shape sphere però utilizziamo in modo che già è dotato di geometria e di materiale. Ok, perfetto, abbiamo una sfera che mettendola io nel mio spazio, nient'altro vedrò che la mia sfera. Adesso mettiamoci a livello del nostro costruttore di script. Andiamo qui e creiamo una nuova variabile e la chiamiamo geometry, anzi set geometries. Ok? Cambiamone la tipologia in, abbiamo creato proprio un enumeration set geometry, quindi basta digitare set geom, quindi set geometries. Compiliamo, vedete che qua c'è tutto l'elenco che abbiamo creato precedentemente. Allora, lo prendiamo e lo inseriamo qui all'interno, quindi get set geometries. Ok? La prima cosa che facciamo, andiamo a richiamare il comando switch on set geometries, set geometries. Ok, perfetto. Prendiamo questa parte qua, la agganciamo qua. Vedete che in output io ho tutti i miei output. Ok. Adesso prendiamo la nostra default mesh, la inseriamo in un punto per adesso qualsiasi della nostra viewport e digitiamo set static mesh. Cube lo inserisco qui, chiaramente. Qui vado a prendere cube, shape cube.
facciamo una copia, control W, la mettiamo qua. Qua scendiamo chill, scegliamo shape child under, la inseriamo qui con lo stesso target. Facciamo una copia di queste due, control W, le inseriamo qui. Il target è sempre comune a tutti. Qui ho bisogno di settare un cone, quindi qua andrò cone, e qui ho bisogno di settare un torus, quindi metterò qui e digiterò torus. Facciamone altre tre copie, CTRL W. Quindi manca wall pillar e la nostra default mesh che è una sfera, quindi qua wall. Qua pillar e qua. Mettiamo il nostro target in questa posizione, agganciamolo qui, agganciamolo qui, agganciamolo qui e wall va chiaramente su wall, pillar va chiaramente su pillar. E default mesh va chiaramente sulla mia sfera. Non dimentichiamoci di fare questa operazione, quindi rendere questa variabile visibile. Ok, quindi editabile. Andiamo a vedere l'interno adesso della nostra viewport. Che è successo? Che io qua ho una lista di geometrie, vedete come posso scegliere il cubo, il muro, il pilastro, posso rimettere qua dentro all'interno della mia lista un'altra tipologia, posso mettere all'interno della mia lista un muro, posso mettere all'interno della mia vista un cono. Posso mettere all'interno della mia vista un torus e così via. Quindi ho creato un plugin editabile in 5 minuti dove io posso utilizzare una qualsiasi geometria elencata nella mia vista in tempo reale, semplicemente cambiandone la tipologia qui nell'elenco delle nostre geometrie. Beh, detto questo era il semplice esempio che volevo mostrarvi e vi do appuntamento alla prossima lezione.